Si è svolta stamattina presso l'Istituto Alberghiero di Varone la consegna della borsa di studio intitolata a Mario Chiarani, un premio, giunto alla sua 15ª edizione, fortemente voluto dai familiari del compianto direttore d'albergo di fama internazionale che vede le sue origini ad Arco. Lo studente vincitore ha ricevuto una somma di 1.500 euro che gli permetterà di sostenere ulteriori momenti di formazione. Nell'occasione è stato inoltre tagliato il nastro di inaugurazione dei nuovi spazi didattici di recente realizzazione. E chi era Mario Chiarani? Mario Chiarani era una persona che è nata ad Arco ha fatto i primi passi assieme al cavaliere Giovanni Viola, che era anche lui un albergatore, è cresciuto frequentando alberghi di prima categoria, diremo adesso, pensiamo solo a Gritti e Venezia per fare un nome, e con la sua voglia di fare, di arrivare, è diventato imprenditore. Non solo, ha frequentato negli Stati Uniti l'università per il settore alberghiero, è stato consulente delle associazioni di categoria come l'ADA, l'Associazione Direttori d'Albergo, o come l'Associazione Albergatori Nazionale, dove era consulente e teneva dei corsi di aggiornamento sia per direttori che per albergatori. Questo per dire la portata professionale della persona. Non si è mai fermato, ha sempre cercato di migliorarsi. Lui voleva essere Ulisse, Ulisse che è sempre alla ricerca di cose nuove, non si fermava mai. Basti pensare che sentendosi un po' debole della lingua tedesca è partito, è andato allo Schloss Hotel di Francoforte, ha cominciato da cameriere e nel breve di poco tempo è diventato food and beverage manager. E auguro a tutti i ragazzi di trovare un imprenditore come lui che li faccia innamorare di questo lavoro, perché questo è il lavoro più bello del mondo. In una zona turistica come il Trentino, l'alta formazione per chi va ad offrire servizi ai turisti è una cosa fondamentale e la scuola di Varone ne è un classico esempio. Anche perché ha una lunga tradizione, la Scuola del Varone si pone, nella nostra storia come un momento importante di un percorso che ha riposizionato il Trentino dal dopoguerra ad oggi ai vertici tra le regioni italiane per quanto riguarda la capacità recettiva. E non c'è capacità recettiva senza un'educazione permanente alla professionalità in ogni singolo momento e punto di contatto dell'ospite con il tessuto locale. L'interfaccia più importante è quella rappresentata dal personale e da chi operi direttamente a contatto con gli ospiti, dunque questo tipo di atteggiamento, l'innovazione, il cuore che ci si mette nel formare i nostri ragazzi rappresentano una semina certa per il nostro futuro. Soddisfazione da parte tua per aver ricevuto questo premio. Beh, sì, è stato veramente un onore per me vincere questo premio di prestigio e per questo devo ringraziare i familiari del signor Mario Carani che da 16 anni si impegnano ad evolvere una borsa di studio legata a un periodo di tirocinio post-diploma e nonché vorrei ringraziare anche la scuola, l'ENTE-ENAIP e il collegio docenti, insomma, sia dell'area pratica che teorica che mi hanno permesso di vivere parecchie attività e insomma, facendo un percorso ricco di opportunità in questi anni, insomma. Centro Formazione Professionale Alberghiero di Varone, un settore in crescita che ora può contare anche di questi nuovi spazi. Certo, per noi è stato fondamentale, insomma, aver avuto l'ok della provincia a questo punto, insomma, un paio di anni fa per poterci allargare negli spazi dell'ex convitto che non erano più utilizzati e che per noi erano linfa vitale nel poter offrire nuovi spazi laboratoriali come stanno vedendo adesso una cucina tecnologica e che quasi nessuno ha, ma evidentemente insomma, è importante che i ragazzi si esercitino anche sul meglio e sul top, nonché avere un bar nuovo, una sala nuova e anche spazi didattici come aule al piano di sopra. Questo era fondamentale per noi e anche i restanti due piani probabilmente insomma, sono stati deliberati dalla provincia e finanziati per uno sviluppo sempre per spazi didattici.
un settore in crescita e la necessità di avere questa alta formazione per offrire agli ospiti dell'Alto Garda e del Trentino una qualità sempre più alta. Ma certo, anche questo è un tassello importante perché siamo partiti insomma con 3 anni, adesso abbiamo i quarti anni in entrambi i settori, c'è il 5° anno per la maturità, nel 2018 partirà l'alta formazione, ho visto anche recentemente un'intervista di un esperto che dice che per tenersi quello di buono che abbiamo, che il territorio ci offre, bisogna investire sull'alta formazione. La provincia l'ha capito, ha affidato a noi in sinergia con gli altri istituti scolastici dell'Alto Garda e le aziende e il tessuto produttivo di imbastire questo percorso di alta formazione, un percorso biennale parauniversitario che inizierà nel gennaio 2018 previa selezione di una serie di candidati che dovranno avere delle caratteristiche di un certo livello per poter poi affrontare 2 anni impegnativi ma che serviranno poi come ricaduta sul territorio.